Amici e amici della Palamano, sì. Bentornati al Palattacca. Quest'oggi pomeriggio di lavori forzati, tra virgolette, abbiamo doppia partita. Alle 17 avremo i ragazzi contro la Palamano Trieste per la Serie A Beretta maschile e a seguire 19:15 le nostre ragazze affronteranno l'Ariosto Ferrara, quindi vi terremo compagnia da Cassano per tutto il tardo pomeriggio e la serata. Ma cominciamo subito con i saluti. Yes. Chi vi parla è Luca Basile, al mio fianco l'avete già sentito esprimere, sì, dei monosillabi. Adesso gli chiediamo qualcosa un po' più concreto. Sì, adesso arrivo. Il mitico Cassio Preti. Ciao a tutti. Alla telecamera quest'oggi abbiamo l'altrettanto mitico Davide Milan, che non ci sente ancora perché non abbiamo ancora dato le cuffie. Va adesso bene. Prendiamo le cuffie. E qua a fianco diamo noi in cabina di regia abbiamo l'inossidabile Davide Bianchi. Davidino! Andiamo subito a svolgere le formalità, quindi sì. Sesta giornata di Serie A Beretta, per una giornata che appunto vedrà affrontarsi quest'oggi Albatro Eppan, sono già in campo, sono già al secondo tempo, poi vi aggiorneremo con il risultato finale. Alle 16:30 è cominciata da poco Junior Fasano Bozen, sì. Alle 17 appunto Brixen Secchia Rubiera e Castel Magnago Trieste. E poi in serata alle 19 Merano Pressano, mentre rinviata per gli impegni di Coppa del Sassari appunto lo scontro al vertice, quello che era il big match di giornata ma è stato rinviato al 10 di novembre, vale a dire l'incontro tra Raimond Sassari e Conversano. Classifica che vede attualmente Fasano in testa con 9 punti, Sassari 8, Conversano, Merano e Brixen 6, Eppan e Pressano 5, Trieste 4, Bolzano 3, Cassano Calpi e Secchia Rubiera 2 e in Fannalino di coda Albatro a 0. Questa è la classifica e la giornata che ci apprestiamo a vedere. Poi questo incontro sarà diretto dalla coppia, andiamo a cercare la scheda, Angelo Castagnino e Sebastiano Manuele, e andiamo a leggervi anche il roster delle due squadre. Quindi sì. Per il Cassano abbiamo con numero 12 Luca Monciardini, con 14 Alberto Lazzari, con numero 20 Sasa Milanovic, con numero 27 Simone Labruna, con numero 29 Filippo Banca, con numero 30 Stefano Bassanese, con numero 43 Ivan Salvati, con numero 44 Usman Kabir, con numero 72 Bozidar Nikocevic, con numero 75 Tommaso Baggion, con 77 Mattia Dorio, con 78 Giacomo Decio, con l'81 Giacomo Visentin, con l'85 Federico Mazza, con 93 Nicolò Riva e con 99 Germano Albanini. Onesto. Mentre per la Pallamano Trieste, vai, eccoci qua, abbiamo con numero 3 Jan Rajdokovic, con numero 4 Enrico Aldini, con numero 5 Gianluca Dapiran, con numero 6 Giacomo Rovatin, con numero 7 Gabriele Mazzarolla, con numero 9 Alex Pernic, con numero 13 Massimiliano Di Nardo, con numero 16 Thomas Postogna, col 19 Marco Visintin il capitano, con numero 21 Nicolò Zoppetti, con numero 22 Daniel Knight, col 33 Luca Sandrin, col 55 Robertino Pagano, col 77 Adam Batkovic, e due allenatori abbiamo detti Davide Collez ovviamente per il Cassano Magnago e Freddy Radojkovic per la Palamano Trieste. Questo è quanto, le squadre sono pronte per entrare in campo, si attendono solo i fischi abbiamo detto, della coppia arbitrale per scendere sul terreno di gioco, gli ultimi saluti e poi sarà Pallamano spettacolo per 60 minuti in quello che è un super classico Cassano-Trieste, ricorda sfide mitiche di altri tempi a cui Cassio Preti ha, yes, partecipato in prima persona quando ero giovane. Yes, sì sì sì, effettivamente allora c'era Pischians, c'erano altri giocatori del Trieste e ovviamente io c'ero con Marco Facchetti, con Jare Balic, un po' di gente. Un altro protagonista, di anche se è un pelino più giovane di voi, però anche Giorgio Veglia che adesso fa il dirigente per il Infatti, Trieste. Infatti sono andato a salutarlo. È arrivato dopo, è arrivato non negli anni migliori, nel senso dopo gli 80, però ovviamente era entrato una squadra che aveva grandi, grandi giocatori. Bene, tutto è pronto, le squadre in campo ovviamente, Cassano con classica divisa Amaranto, quest'oggi con la versione dark, quindi con gli inserti neri, e Palamano Trieste invece divisa biancorossa, quest'oggi con maglietta bianca, pantaloncini rossi, divisa da trasferta tipicamente. Completo il passato perché giocavamo all'aperto nel campo qua vicino, quindi sul cementone nero, e c'era anche il pivottone del Trieste
che sarà stato un bel 130 kg, dicevo non mettere le mani lì, io non sapevo perché, ho messo le mani lì, ha chiuso le braccia, si è girato ed ero a bandiera praticamente, ho capito, da lì è stata la prima esperienza di come dovevo curare un pivot da 130 kg. Certo, siccome non si doveva curare un pivot, o quantomeno quel pivot. Appunto, e vabbè. Effettivamente comunque su quel campo lì, momenti mitici, la palla poi quando di cuoio, ovviamente aveva un'abrasione superficiale quando toccava terra per effetto del suolo che era un catrame profondo, ovviamente aumentava la rugosità della palla, se pioveva diventava una saponetta, non si diciamo riusciva più a tenerla. Il campo all'aperto delle scuole qua a fianco dell'Imero Orlandi, campo ovviamente in asfalto, se potesse parlare quell'asfalto, sì, uno sì, ributerebbe fuori un po' di sangue che ha sorbito, assolutamente sì, due anche tanto ne avrebbe sudore, di cose da raccontare. Assolutamente sì, anche quel palo che era nella porta di là, che dalla strada è stato centrato da Bonzini mentre facevamo riscaldamento, io e Marco Facchetti sul mio 600 bianco portiere controvento e Bonzini che faceva lo stupido vicino al palo, che è andato a centrarsi con il 126 della sorella esattamente nel palo, e io e Marco siamo scesi da due, c'erano 5 centimetri di neve dalle due portiere, ci siamo coricati per terra da ridere, vabbè, robe mitiche. Va bene, ovviamente, dai. Tutto questo la sorella non lo sa ancora, l'ha scoperto adesso. Comunque adesso l'ha scoperto e parte. Partiamo. Va bene, togliamo in cronaca gli ordini degli arbitri Angelo Castagnino e Sebastiano Manuele. È cominciato il match valevole per la sesta giornata tra Cassano e Trieste. Anche questa parte a 0-0, non è come altre partite, e di solito chi fa un gol di più vince. Abbiamo un bel Milanovic centrale, e quindi abbiamo Nikocevic in terzino destro, abbiamo un bel Dorio pivot visibile per la sua altezza, ecco Sasha Milanovic che scarica contro uno, Trieste che parte in 5-1, fallo 9 metri, tentativo di penetrazione di Mazza, ma si deve accontentare di 9 metri. Ha già qualcosa da dire all'arbitro, quanto siamo? 44 secondi, Mazza aveva già i suoi da dire. Riparte Cassano ovviamente con Dorio che si mette in posizione sui 9 metri, Mazza Sasha, adesso cambio, Mazza centrale, abbiamo Nikocevic sempre terzino destro, vediamo, ritorna Sasha sul centrale, scarica, diamo Mazza, fallo, ammonizione, due minuti subito per svai, numero 4. Del Trieste. Quindi con numero 4 abbiamo Enrico Aldini. Beh, qua me lo danno come numero 10, comunque va bene, ok, allora è 4. Perfetto, abbiamo registrato anche questo, Dorio pivot, Cassano, cambio di direzione. Ecco che mi va, rigore, difesa in area. Vediamo chi va al tiro, Sasha. Difesa in area per i giocatori del Trieste. Arbitro di fondo non ha avuto esitazione. Sasha, oh, contro il mitico Postonia. Sì. E paratone! Con la sua bella gambetta sinistra va a prendere esattamente, intercettare la traiettoria di Sasha, che non ha neanche tanto fatto finta. Quindi avete visto Postonia, braccia alte, punta dei piedi, pam, parte col sinistro e è andato a fotografare il tiro di Sasha Milanovic. E quindi praticamente errore del rigore del Cassano che aveva la possibilità. Prima occasione sbagliata per Milanovic, punteggio ancora sullo 0-0. Attacca il Trieste, tiro su spalo. Non c'è spazio, il Monciardini copre tutto. Ancora Mazza, Nikocevic, abbiamo Branca all'ala se non sbaglio, cerca di servire il pivot. Stato, Mazza. Non c'è stato segnalato sul tabellone due minuti, quindi non sappiamo quando rientrerà Aldini. Però sappiamo che Aldini va bene, però numero 4. Diciamo, sono in campo in 5, quindi è confermato che due minuti, ma sono solo sicuramente sì. Intercetta il numero 5. Ha toccato 5. La palla con numero 5. Guardate dove voglia Dorio Sasha, perché lo vede e assolutamente... Diciamo che se l'è perso alla grande.
cioè Dorio è rimasto lì a fare blocco tra secondo e terzo, Sasha è scalato a destra, ovviamente a quel punto lì non c'era più nessuno su di lui, sembra facile da dirlo, però diciamo che è gol, però vedo ancora qua... Sì, sì, un attimo. Mi ero perso chi... Aveva segnato Dorio. Ah, Dorio, ok. Sasha è scaricato su Dorio, gol di Dorio. E adesso non abbiamo neanche il cameraman che ci inquadra, dobbiamo stare attento perché ci manca il mitico Davidone. Attacca Trieste. Bravo, Cassano, de buona defensa. Scarica, va dentro e segna il numero 6, mi sembra. Il numero 6. Due minuti, due minuti a... Ammazza. Mazza, devo dire che è partito subito, è partito, 44 secondi. Esatto, sì, è partito già agitato, quindi l'avevo già attenzione. Visto. L'avevo visto caricato bene, L'ho visto caricato bene, 2 minuti e 3:41. Effettivamente l'avevo già visto carico il ragazzo, sì. Ha segnato il gol Rovatin per il Trieste. Adesso vai a segnare uno pari. 3:47, diciamo, io indico il minutaggio che vedo dal tabellone. Sì, sì, adesso vado perché a correggere. Non è facile. Abbiamo una multifunction Luca Basile che non può stare dietro tutto. Uno pari, adesso abbiamo allineato anche il minutaggio. Ha buttato fuori, ha ammonito soltanto. Ha voltato la... Il difensore del Trieste, si è visto il giovincello numero 14 del Cassano, Lazzari, che è stato con un schema Ruzic, si è trovato quasi per terra, per fortuna ha messo le mani avanti. Subito l'arbitro di fondo ha ammonito il difensore del Trieste. Uno pari, 4:29. Numero 19, il capitano Marco Visintin. Che voleva dire qualcosa. Dorio, abbiamo Milanovic di qua. Ah, molto bene. Ha segnato Nikocevic, 2-1, fa riprendere l'arbitro perché i giocatori non erano allineati, 2-1 per il Cassano, 4:51, ha segnato dal centro Nikocevic alzando una lieve elevazione ma ha fatto per anticipare il tiro e 2-1 Cassano. Parte Trieste che è in inferiorità se non sbaglio. E gol, ha segnato il numero 55 mi sembra, sì. Numero 55, qua non ce l'ho in ordine, effettivamente. Numero 55, qua non c'è, Pagano. 55 Pagano, sì, Robertino Pagano, centrale. Due pari. Quindi due pari. È chiaro che tu che devi aggiornare il punteggio, allineare il minutaggio, segnare i due minuti e le ammonizioni. Va tanto bene. Sta per scadere due minuti, quindi Cassano che ha giocato questi istanti con extra play rimanda in porta invece Monciardini. Adesso fallo taglio in attacco di Dorio. Quindi attenzione perché attacca il Trieste. Seconda fase, recupera palla a Cassano ma in maniera pallosa. Si arrabbia Sasha perché Kabira ha commesso fallo. Aveva dato il vantaggio ma poi non si è consolidato, l'arbitro è ritornato sulla decisione precedente. C'era l'ala del Trieste che stava tagliando, era solo sui sei, ma l'ala del Cassano, Branca, è andata a interferire bene sul terzino e gli ha impedito un passaggio pulito e quindi è ritornato possesso Trieste. Parità numerica, né Luca? Sì, ristabilita la completa parità. Parità anche sul punteggio, due pari. Quattro giocatori del Cassano sul pivot del Trieste. Questo vuol dire essere sul pezzo. Rientrato il mitico Mazza. Partita da ritmi molto... ancora lenti. Poi c'è stato un paio di sanzioni disciplinari, quindi gli arbitri hanno fatto capire passivo, che non tollerano passivo. Difese troppo aggressive. Ed ora passivo per il Trieste. E Mazza va a fermare il gioco avversario, quindi deve riprendere il gioco. E avrà pochi passaggi. Ciao. E va a tirare l'ala. Incrocio. Nulla di fatto, recupera palla Cassano con Branca. Abbiamo visto che l'ala non ha problemi a tirare assolutamente dall'angolo morto. Anzi. Sì, sì, anzi, ci ha già provato prima sul primo palo, adesso ha cercato sul secondo, praticamente una palla andata un po' lunga, quindi nulla di fatto.
Sempre 2-2 il punteggio quando siamo a 7 minuti e mezzo del primo tempo. Ho visto una buona difesa del Cassano, è un problema del Trieste trovare lo spiraglio, ecco, su Cassano uno contro prova uno, bravo, Micocevic a cercare un pivot, Trieste alterna 6-0 e 5-1, quindi per ora non riesce a prendere punti di riferimento il nostro attacco. Ho una sensazione che sia più in difficoltà il Trieste in attacco, perché fa più fatica a trovare gli spazi, ecco Mazza che si è già giocato uno, è visto, va a liberarsi. 8 minuti, nuovo vantaggio Cassano. Ammonito il Kabir del Cassano. Adesso quindi con numero 44. Vediamo se la sensazione della difficoltà del Trieste mi viene mantenuto. Ho visto proprio una bella densità dei giocatori del Cassano sul portatore di palla, sul primo pericolo. E quindi quel doppio pivot ci provano. Adesso riesco in questo momento. Infatti l'ala non riesce. Avete visto che difficoltà, infatti scaricato male e possesso palla al Cassano. Buona difesa del Cassano in questi primi minuti. Oh, finta. Bravissimo Nikocevic, finta al tiro, palleggio, il difensore del Trieste non l'ha proprio neanche vista. 4-2, avevo visto bene della buona difesa del Cassano, Luca. Sì, Cassano infatti sta difendendo bene e è abbastanza determinato in attacco, quindi riesce a trovare conclusioni con uomini abbastanza soli davanti al portiere, quindi anche con una buona percentuale fino adesso. Sì, quindi e poi ora Cassano nulla di entusiasmante, però insomma un inizio concentrato sul pezzo. Intanto cartellino giallo anche per Mattia Dorio. Sono già due gli ammoniti per il Cassano, oltre a due minuti di... Sì, abbiamo visto di Mazza. Di Mazza, abbiamo quindi visto è sul tabellino Dorio. Anche Kabir e Dorio, esatto. Molta difficoltà veramente del Trieste trovare... Si muove di compatta difesa del Cassano, una 6-0 ma molto agile, molto mobile. Persa palla, palla recuperata da Visentino, vediamo se può partire a seconda fase con Banca, sì, e va ad allungare. E questo è il premio della difesa, ragazzi. Infatti Trieste, e c'è time out, costretto a chiamare subito il time out Fedi Radojković, perché la sua squadra è apparsa appunto in difficoltà, soprattutto in fase offensiva. Sì, non trova lo spiraglio, poi non riesce a liberare le ali, se lei libera d'angolo morto di solito, poi il Cassano faceva il gioco che l'ala andava a marcare sul terzino, ma vedo che adesso non si fa, per cui l'ala è molto, diciamo, molto poco libera le ali del Trieste, e nella parte centrale della difesa non riescono assolutamente a creare il varco, perché c'è densità dei difensori del Cassano, ha già l'ala ad andare secondo pivot, fa molta fatica perché per arrivare sui 6 metri viene spinta circa 6-7 volte, e quindi non impostando subito, questo vuol dire rallentare di molto e rendere molto meno pericoloso l'attacco del Trieste. Si è visto subito una palla scaricata a sinistra buttata in fallo laterale, una palla scaricata a destra buttata nella spazzatura e contropiedi del Cassano, e questo ha determinato il break di 3. Trieste che viene da un'ottima prestazione, un'ottima vittoria contro Brixen settimana scorsa. Mannaggia, ma in casa sua? In casa, sì. Non è, noi ne abbiamo prese mica da e invece Cassano veniva da una brutta controprestazione in quel di Carpi, con una sconfitta pesante dal punto di vista morale, quindi Corez aveva proprio chiesto che oggi voleva una svolta, un segnale, quantomeno di entrare in partita concentrati e pronti a riscattarsi. In questi primi 10 minuti c'è da dire che Cassano è comunque concentrato sulla partita, ottima difesa, ottimo anche in attacco, quindi per ora si vede quello che ha chiesto il coach. Infatti Trieste ci è apparso fin da subito in difficoltà. Ora vediamo quali sono le soluzioni tattiche che proveranno a mettere in campo. Vedete quanta gente è, pivot... Viene, arriva palla pivot, ma viene disturbato un po' sul tiro, però non c'è fallo secondo gli altri, poi palla neutralizzata, ma c'è in seconda fase e Mazza che va a allungare con ovviamente Postogna in porta. Non è facile, no, infatti
Dicevamo Cassano molto molto concentrato, era questo che voleva, la risposta che voleva Mr. Colez. Assolutamente 6-2, grande break, vediamo. Ah, c'è da asciugare per terra. Quindi devo dire un grande Mazza, ha fatto due bellissimi gol, ha preso anche un bel due minuti, però ovviamente sta dando una bella carica. E ovviamente poi un bellissimo gol di Nikočević, ricordiamo, in finta, con finta di tiro e palleggio disinvolto che il difensore del Trieste non ha proprio neanche visto. Si è poi trovato sui 6 metri, ha segnato, e Mazza sta dando un bel imprimatur, però la caratteristica è che Trieste ha fatto solo due gol. Sì, sì, diciamo, ottima difesa, e non sono ancora viste parate di Monciardini, quindi non è stato costretto a fare i miracoli, metterci una pezza nel nostro portiere, ma proprio la difesa che è molto molto chiusa e concentrata. Ecco, sì. Ora subito a smentirci, ovviamente, sì, bel gol di Pagano. È logico che dopo, per la legge dei grandi numeri, qualche cambio di direzione ti riesce e ovviamente mette in difficoltà. Ha trovato il varco per via centrale, poi invece questa volta si è presentato davanti a Monciardini, che invece nulla ha potuto. Però insomma, nel complesso, dicevamo, buon inizio del match per i nostri ragazzi. Ora, assolutamente 6-3, manovra offensiva, Trieste che conferma 6-0, anche se ogni tanto c'è qualche uscita profonda, quasi in 5-1, addirittura in 5+1. Buono il muro, perché ha costretto Mazza ad andare a cercare un tiro incrociato sul palo, ma la palla esce di poco. Trieste che prova a ricucire il gap di 4 reti, una l'ha realizzata, ora però butta palla. Ora la terza palla persa. Tentativo di servire da Piran sull'ala, ma nel frattempo Gianluca stava incrociando col compagno, e palla persa in fallo laterale. Non è contento di questa azione Red Hawk, lo vediamo lamentarsi con i suoi giocatori in maniera plateale dalla panchina. Ovviamente questi errori a questo livello non sono ammissibili. Esatto, 6-3. Passaggio troppo a memoria, non si è reso conto che il compagno invece stava incrociando. Se ricordiamo, se notiamo, tre palle perse in 12 minuti, non è male. Ovviamente dovuto al pressing della difesa di Cassano. Milanovic incrocia con Mazza, palla d'oro che però è stata ben intercettata a difesa. Attenzione alla seconda fase, può ripartire. Una doppia questa, Luca, sai? Però ha alzato la palla, si è alzata campanile, poi l'ha presa, ha palleggiato, ci può stare un po' lì. L'ha presa, ha palleggiato, ha fatto la finta del tiro, per il passaggio ha palleggiato ancora. Mi piacerebbe rivederla, perché io ho visto due prese e due palleggi. Comunque è una sensazione. 6-3 punteggio, 13 minuti in attacco Trieste, deve cercare di ridurre il gap. Vediamo se solo pivot. La Piran, fase centrale, ancora lì, persa. Ancora non si capiscono. Parti. Attenzione alla seconda fase per Banca. Ci mette una pezza a Postogna. Postogna, sì, sì. Ci metto due belle croci. Postogna, già due belle parate di Thomas. Una sul rigore. Non sa cosa fare Cassano. Non sa cosa fare il Trieste. Poi arriva Visentin a deviare la palla in palo laterale, però rimane attacco il Cassano. E il Trieste scusa, con Radojkovic in posizione centrale. Però il Trieste ha alzato un po' sta provando a aumentare il ritmo, sì. Ancora due palloni persi in attacco consecutivi, sì, però, con quella. E il Cassano non ha sfruttato anche per una bella parata di buon contropiede Cassano, buona ripartenza, ma tra i pali c'è Thomas Postogna. Molto bravo questo cambio di direzione con quel braccio velocissimo che va a superare il numero 6 praticamente, Rovatin della Trieste. Molto bravo, molto veloce. Mi ha ricordato nel movimento del coso il Cobra, il nostro Possamai. Ora Pagano, Rovatin da fuori. Prova a andarci a due mani Moncia, ma forse doveva provare a intercettare sola, la palla con uno, perché ha perso quell'attimo per arrivarci. Però segniamo il gol di Rovatin. Il Trieste rimette lo svantaggio da meno 4 a meno 2. Sta portando i suoi frutti il time out chiamato da mister Giuliano. Cassano che ancora però due reti di vantaggio, ovviamente non da amministrare, però può attaccare con relativa calma, senza eccessivo affanno. Adesso vediamo cambio, arriva Mazza centrale. Nicoce si è spostato a sinistra. C'è uno contro uno per Mazza. Nicoce riesce a prendere la palla. Riprende 9 metri. A guadagnarsi un 9 metri. Dopo aver preso dalla spazzatura, l'aveva persa, è andata a riprendere. Grande. Sì, azione confusa.
Ancora uno scarico sì, per il pivot, sì, però ma... il difensore l'ha vista bene. Anticipato netto, sì. Quindi riparte Trieste, attenzione. La vede, lo vede, lo vede. Bello questo giro. E va a realizzare dall'ala con numero 77. 2 minuti ancora, Mazza. Attenzione, attenzione. Attenzione. È andato a toccare l'ala che stava saltando, commettendo fallo, e secondo l'arbitro questo fallo è ha interferito, certo, tale da procurargli 2 minuti, attenzione, yes, perché attenzione, per seconda. Mazza è già la seconda esclusione quando direi siamo al quindicesimo, solo al quindicesimo minuto del primo tempo. L'avevamo visto agitatiello il Mazza, dopo 44 secondi, avevamo detto. Cominciato questa partita concentrato ma un po' troppo nervoso e ha già pagato con 2 esclusioni questi primi 15 minuti di gara. Ora dovrà centellinare nell'uso, probabilmente verrà utilizzato, ovviamente adesso 2 minuti fuori, ma se verrà utilizzato in attacco probabilmente vedrà un cambio attacco e difesa. Sì, perché è in difesa che ha fatto i danni, sperando che anche in attacco non vada a cedere in proteste, no. Che potrebbero. Sì, ma l'abbiamo visto bello caricone. Adesso vediamo se riusciranno a calmarlo in panchina. Tanto comunque in attacco il Castano con l'uomo in meno. Lazzari povero 1 contro 1. Anzi no, siamo in parità numerica perché stiamo giocando con l'Esclapeia. Quindi 6 giocatori in movimento, ma porta vuota. Attenzione. Intanto c'è 9 metri. Difesa in area, no, credo addirittura un 7 metri. Sì, sì, 7 metri. Difesa in area. Difesa in area. Tiro dei 7 metri, prima si è fatto parare Milanovic, cioè ora sarà Nikocevic a tentare la trasformazione. Vediamo! Una finta. Bravo, ci realizza. 7 a 5, erano arrivati a 6 a 5, caro Luca. Sì, sì, riporta 2 le lunghezze di vantaggio. Vediamo un po', adesso c'è l'inferiorità numerica del Cassano, sì. Sì, pivot. Fa un po' poco però il Trieste, devo dire. Sì, soprattutto non sta giocando a ritmi alti. No, infatti, e soprattutto non allarga il gioco alle ali, quindi sono tutti lì. Hanno provato a spingere la seconda fase solo con il recupero di palli netti, ma seconda fase per ora no. Stanno provando a allargare il gioco sulle ali, ma sono incappati in 3 passaggi sbagliati, sì, terzino ala, sì. Quindi adesso probabilmente hanno anche un po' di timore a scaricare questi palloni. Hanno 2 ali fortissimi, una soprattutto a sinistra, Gianluca da Pirane è una certezza assoluta, però se non riusciamo a fargli arrivare la palla è difficile sfruttarne le doti eccesse. Sfondamento di Rovatin, ci sarebbe da discutere, non era proprio fermo il nostro giocatore, però ma poi aveva il fallo dell'altro nostro giocatore, però l'arbitro di fondo ha visto meglio. Ha scelto abbastanza bene il timing, è riuscito a spostarsi davanti, sì, e a farsi trovare sufficientemente fermo, diciamo così, sì, tanto da invogliare l'arbitro, sì, a fischiare sfondamento. Diciamo che l'errore è la root cause, è il giocatore del Trieste che non ha scaricato l'ala perché aveva tirato l'ala su di sé, quindi ovviamente aveva tratto 2 difensori e quindi ci poteva stare uno bello scarico. Scaricone all'ala, soprattutto se mi ha detto si chiama Dapiro. Eccolo lì, la prende, va bene. Lazzari incrocia con Milanovic, Cassano nel frattempo bello! Ha recuperato l'uomo in più e allunga nuovamente le distanze. 8-5 con Nikocevic, ma... ovviamente fuori Mazza per i problemi di esclusioni. Nikocevic perde ancora caricare. Palla, fallo sul pivot, deve prendersi lui l'incarico di effettuare qualche tiro in più e finora lo sta facendo in maniera egregia. Direi di sì. Anche perché il Cassano ha di avere in preventivo di farsi un bel po' di partite senza Mazza. E quindi vediamo. Siamo a 4 reti fino adesso per Nikocevic, quindi bene. Vedo un Davidino molto affaticato. Adesso si è tornato Davidino, si è un po' più... Sì, esatto, abbiamo riconquistato Davidino in cabina di regia, quindi posso concentrarmi a chiacchierare con grande, te. Grande. 7-5, diciamo che Cassano ha rintuzzato
il tentativo, guardate come va largo il giocatore del Trieste. 8-8-5, scusami, non ho ancora aggiornato. Hai ragione. Eccola qua, sale in cattedra Monciardini. Trieste sta cominciando a trovare soluzioni per superare la sua difesa, ma finora non era stato impegnato, ma ora, chiamati in causa, Monciardini ha risposto presente e vai con la crocetta per Luca. Cioè, Luca me lo mettiamo di qua, eh? Attenzione che andavo a vedere qua, crocetta per Luca. Molto, allora, molto abbiamo bene. Branca a destra. Cassano che ha la palla per riallungare nuovamente a più 4. 5, 18 e 56, va bene. Attenzione passivo. Però passivo, quindi non bisogna tergiversare troppo. 2, 3, 4, 5. Deve tirare Branca. È andato nello spazio. Si fa perdonare quell'errore in contropiede spazio precedente. Oh, 2 minuti. Attenzione, vediamo. C'è 2 minuti a Nikocic, va a parlare credo con l'arbitro. No, a Kabir. Gli ha dato un Ruzic sotto coso praticamente. Kabir, 2 minuti. C'è 2 minuti a Kabir. L'ho visto, l'ha intercettato. Diciamo che il giocatore del Trieste è un po' accentuato, però è arrivato con una cosa tipo asta passaggio livello. È presente, è arrivato così e effettivamente è arrivato un tramvo, è arrivato un treno sullo sterno del giocatore del Trieste e a quel punto Kabir no, era stato ammonito, quindi prima esclusione. Sì, 9-5 però Usman, eh. Cassano che si è riportato a più 4. Grande Cassano, va doppio pivot. Attenzione da fuori, tiro deviato, ma la va a ripulire Monciardini. Era stato deviato dal muro, è riuscito Monciardini a non farsi sorprendere la deviazione che rischiava di ingannarlo e soprattutto a toccare il pallone per buttarlo fuori, se no altrimenti sarebbe stato rimessa dal fondo per il Trieste. Quindi adesso ritorna il Cassano, a fuori il giocatore, ma 6 giocatori in movimento perché è senza portiere. Sì, ovviamente abbiamo superato indenni questa difesa con l'uomo in meno ed ora possiamo attaccare a parità di uomo in movimento, ma a porta sguarnita, quindi sempre attenzione a difendere. Sì, il super Mazza. Ancora e come una dicevamo volta, Federico Mazza viene utilizzato in fase offensiva, poi si accomoda in panchina per evitare la difesa e evitare soprattutto la terza esclusione, che vorrebbe dire fine anticipata del match, quando siamo appena un terzo di gara, 20° del primo tempo. Avete visto come ha attaccato praticamente appoggiando il braccio sullo sterno difensore e ha incontinuato, insistito e poi gli ha girato attorno. A quel punto il difensore non poteva più fare niente. Falle un attacco, sfondamento credo del pivot in questo caso, sì, perché non c'è stato contatto del giocatore con la palla, ma probabilmente solo il pivot che si è fatto un blocco irregolare, probabilmente sempre Cassano con l'extra player. 11-5, possibilità dell'11-5. Quindi Cassano a massimo vantaggio più 5. È andato male a Carpi, ma Carpi come è messo in classifica? È Carpi era 0 punti insieme a noi, con la vittoria di sabato è andato a 2, quindi Cassano ha sciupato un'occasione di staccare il Carpi di 4 lunghezze, invece ora sono a pari punti e a 2 punti in classifica. Buon inizio del Cassano, perché dopo 20 minuti eravamo anche in quel caso avanti di 4, poi blackout totale, Carpi è entrato in partita, ha realizzato il match, passato in vantaggio nella fine del primo tempo, nel secondo tempo ha guadagnato quelle 2-3 reti di vantaggio che i nostri ragazzi non sono stati più in grado di recuperare. Ma intanto ottima la conclusione di Milanovic, sotto passivo, ma buona la manovra offensiva. Un bel 11-5, Luca. Eh sì, massimo vantaggio Cassano, più 6. Sta girando tutto bene a Cassano, proprio come chiedeva Davide. Attenzione, massima concentrazione. Davidino. Beh, basta che fai un gesto, Davidino, e possiamo... Vediamo, eccolo qua! Tutto, sempre molto concentrati, sia in difesa, sia in attacco. Rissari da Piran. No, chi è? Sudorio? No, non è niente. Vediamo cosa decide l'arbitro. Sudorio, niente. Vediamo cosa decide. Ci pensa 2 minuti. Dorio, che è lui il secondo? 2 minuti per Dorio. No, anche Dorio credo sia stato ammonito nella prima fase. Allora, sì, solo giallo. Ammonito. Quindi 2 minuti per Mattia Dorio, che sanno che sta difendendo molto bene, bisogna essere onesti, però probabilmente con un minimo di aggressività in più, perché abbiamo già... La diversità dell'inizio partita è che
prima era tutti i sei giocatori che erano aggressivi e quindi il Trieste, adesso sono stati falli individuali, quindi come tale poi trovati anche dagli arbitri, però voglio dire, io non ho visto questo grande fallo, sì, però questo fallo era più sul movimento, perché sì, vediamo che da Piranha che si tiene un fianco, probabilmente c'è stato un contatto sul fianco, sul cambio di direzione, è andato magari per fermarlo, sul cambio di direzione hai ceduto nella pressione del braccio sul fianco, magari era tipo tram, però effettivamente abbiamo visto che il giocatore di Trieste è un po' determinato un po' la scelta dell'arbitro. Adesso vediamo, come dicevamo, ha subito solo 5 reti in questi 22, però ha già pagato con 2 cartellini gialli e 4 esclusioni momentanee, quindi come dici tu, probabilmente ci deve essere una maggiore coralità, difendere tutti allo stesso modo, in modo che non si veda il giocatore che magari è un po' più aggressivo degli altri. Era corale e denso, cioè abbiamo visto addirittura 4 giocatori su un pivot. Però così succede, ma dobbiamo dire che anche il Cassano, visto che anche in inferiorità numerica paga poco, nel senso che non paga pegno. Eh sì, e ha avuto solo 2 occasioni pulite, giocatore di Trieste, a parte un qualche gol dall'ala o in velocità, 2 azioni pulite che si sono presentati soli sui 6 metri, in una hanno segnato, nell'altra ci ha messo un paratone il nostro Luca Monciardini. E quindi preso il gioco. Ci sta anche il fatto che ogni tanto ci siano 2 minuti, perché non è così punitivo. Pagano, ecco. Robatin, però ancora una volta blocco irregolare del pivot. Abbiamo visto che quell'arbitro lì fischia, sì, proprio quindi uno si deve regolare. È andato proprio a indicare la posizione del pivot. L'arbitro quindi di fondo, ed era dalla parte opposta del campo, è andato a dire lì e ha fatto la crocetta. Sull'incrocio tra Pagano e Robatin, il blocco del pivot che non si è accontentato della superiorità, ma voleva ulteriormente spezzare la difesa, ma è ceduto nel posizionarsi, nel bloccare Nikočević. Questa è una bella notizia. E l'arbitro ha indicato chiaramente che il movimento del pivot non si doveva fare. Milanovic per la perde. Per vediamo. Capire, la perde contro piede. Nikočević riesce a gestire la palla e scaricare per Visentin prima di commettere infrazione di passi. Bravo Bojo. La prendiamo noi, avevo già visto anche che segno la all'arbitro noi. Che nel cadere a terra ha lasciato il terreno bagnato, quindi deve intervenire lo spazzettone. Abbiamo visto, io avevo già visto da come stava, ci ha pensato troppo, e quella frazione di secondo che permette ovviamente al difensore di entrare, e quello come ho visto il passaggio ho detto la prendiamo noi, anche perché c'era un attaccante del Trieste in mezzo a 3 giocatori del Cassano. 23-11, 11 Cassano, 5 Trieste, possibilità del 12° gol con il più 7 che sarebbe massimo gap tra Cassano e Trieste. Cassano ancora in inferiorità numerica per 45 secondi, quindi porta sguarnita, extra player. Cassano che attacca sempre con Milanovic, Mazza e Nikočević, questo è il trio dei terzini. Gol! C'è un gol a porta vuota per il numero 55 Pagano. C'era anche un fallo a centrocampo su Mazza da parte di Dapiran. Poi Dapiran, accorto di essere andato oltre, si è fermato, ha lasciato libero Mazza che poi è andato al tiro. Diciamo, il tiro poteva essere libero, quindi dare il vantaggio, però il fallo di Dapiran al collo poteva anche essere sanzionato ugualmente. Passi, sì, sì. 11-6, vediamo cosa fa il Trieste, parità numerica. Alco, questi sono 2 minuti, 2 minuti, 2 minuti, vediamo l'arbitro ci pensa e via. Quindi adesso il numero 72 del Cassano, che è ovviamente Nikočević. Anche per Nikočević 2 minuti. Abbiamo visto. Beh, adesso diciamo che il Trieste già fa più uno contro uno. Sì, esatto. Non riuscendo a giocare di squadra. Stanno andando un po' a cercare questi fischi arbitrali, ho avuto questa impressione. Soprattutto sì. Da Piranda, al lato della sua esperienza, gli ultimi 2 minuti li ha causati lui. In questi cambi di direzione improvvisi. Ricordiamo che adesso noi abbiamo Dorio, abbiamo Bojo, abbiamo un altro giocatore che se fa un altro 2 minuti è a rischio, passa a rischio come Mazza, che invece ha già 2 esclusioni momentanee, quindi vediamo un deve po'. Soprattutto Mazza per ora non viene utilizzato in difesa, però si iniziano a caricarsi di fallo anche
Dorio Nicocci, poi mi sembra la che coperta inizia a essere un po' corta. Il mitico Visentin mi sembra che sia entrato sempre all'ala sinistra. No, penso che lui continui a fare il cambio attacchi difesa, perché viene utilizzato proprio al posto di Federico, credo. Attenzione da Piranha, Pagano in pallonetto. Sì, 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 sì. 11-7, e avevamo la palla del 12-5, Luca. Sì. Ci sono state un paio di azioni non gestite al meglio da Cassano, sempre sotto passivo un paio di volte. Abbiamo ancora un'inferiorità numerica, però senza portiere, quindi sei giocatori in movimento. Tanto c'è una marcatura su Mazza, approfittando della superiorità numerica. Milanovic, Mazza che cercava uno scarico a pivot, ma era coperto. Era troppo a destra. Deve accontentarsi dal 9 metri. Dorio era stato tagliato fuori, non è che poteva. Sì, cioè, poi il taglio era molto laterale. Buon lavoro del centro dietro, sì, che ha tagliato fuori il taglio del pivot. A quel punto Mazza si è dovuto fermare e accontentarsi del 9 metri fischiato. Anche poi Mazza aveva una penetrazione sulla diagonale, non era nella direzione della porta, quindi non aveva altre alternative che farsi fare fallo. 11 Cassano, 7 Trieste, 25. I secondi vanno avanti però, vedo. Ah, là si è fermato. A 25-06. Ponte riprendere il gioco. Adesso buon Davidino. Eccolo lì, grande Davidino. Abbiamo Dorio pivot, 5-1 su, eccolo lì, scarico. Grande gol! Trascinato fuori di peso, è riuscito a scaricare in porta col suo braccetto destro, rischiava anche 2 minuti. Vediamo. Gran gol di Lazzari. Super Lazzari che era portato fuori di peso dal difensore ed è riuscito a scaricare in porta. Tipo zaino, molto tanto bello. C'è il commissario che ha richiamato l'attenzione, quindi non so se c'è stato un giallo alla panchina o solo un richiamo verbale, probabilmente solo un richiamo verbale, non vediamo cartellini. 12 Cassano, 7 Trieste, che bel gol di Laz, madonna, era effettivamente... No, c'è un 2 minuti alla panchina del Trieste, quindi probabilmente l'attenzione era perché o c'è stato il 2 minuti sul fallo su Lazzari. Sì, infatti Lazzari era trasportato di peso. Allora era 2 minuti, non sappiamo a quale giocatore del Trieste, probabilmente col numero 5 da Piranha in campo. Sì. Allora, 3 e 5 sono in campo. Il 6 credo, Rovatin. Paratona di Monciardini, una bella crocetta ancora. Sì, il giocatore che aveva preso Lazzari di peso lo stava portando a centrocampo. 12 Cassano, 7 Trieste, possesso palla Cassano, 4 alla fine. Bello. Abbiamo Mazza che adesso va a centro, Sasha lo serve, esce Super Dorio. Cambio di direzione, lo sappiamo. Forse doveva servire il pivot. Ah, peccato. E se l'ha perso questa volta. Cos'è? 2 minuti per spinta? 2 minuti per spinta. 2 minuti a Visentin sulla penetrazione di Lazzari. Allora, 2 minuti di prima credo che fosse di Aldini, poi verifichiamo perché per Aldini sarebbe secondo, quindi è importante. Adesso abbiamo Mazza sui 7 metri. Adesso viene segnato con numero 3, 2 minuti, anche se mi sembra, forse Visentin è quello che... Mazza sui 7 metri contro ovviamente Postonia. Vediamo se farà una finta. Vai. Finta. Panion, l'incrocio dei pali. 13-7. Nel frattempo credo sia subentrato Zoppetti a Postonia, quindi è lui che si è trovato 3 pali poi adesso, sì, anche per vero. Il Trieste extra pay, quindi fuori player. Portiere per recuperare un giocatore in movimento, ma rimangono sempre 5 perché c'è doppia inferiorità numerica per il Trieste come sanzioni e quindi fuori portiere per avere almeno 5° giocatore di movimento. Mancano 20 secondi al primo, 0, c'è un numero 0, benissimo. Sì, era quello verificheremo perché sembrerebbe Aldini che nel suo caso sarebbe la seconda esclusione.
fallo sul giocatore del Trieste, mentre, il numero 3. Mentre esatto, la seconda munizione anche sul tabellone c'è, il 3 era per Visentin perché il 3 è regolarmente in campo, quindi non è lui il giocatore sanzionato. Vediamo cosa succede. Ah, adesso il portiere rientra. Rientra Zoppetti. Vediamo. Andiamo, stanno anche verificando il numero. Esatto, il numero del sì, perché sul tabellone ci ha segnato il 3, ma non era il 3 giocatore escluso, ma appunto dicevamo Visentin, e okay, quindi il 3 ha il diritto di stare regolarmente in campo. 13-7 punteggio, fasi un po' concitate. Ancora tanto Trieste ha recuperato un giocatore in movimento, ancora inferiorità semplice per un minuto. Rovatin cerca spazio, Pagano si alza, poi ancora scarica, libera per l'ala. Però non passa sul primo palo. Società del contropiede, poi Dorio non gestisce bene sul pallone. Vediamo se può ripartire. Nikolacevic preferisce fermarsi, però è stata una partenza seconda fase un po' complicata. Nikolacevic ha preferito fermarsi e fare ordine. C'è comunque superiorità numerica, quindi ha valutato che non era il caso di forzare in una situazione un po' anche confusa, anche sul 13, anche perché siamo comunque al 28esimo minuto, quindi un po' di stanchezza ci può anche essere. Bel 13-7, bravo Nikolacevic a mantenere lucidità, così farà due minuti e gol il Cassano. Lo stesso Nikolacevic va a realizzare la sua quinta rete, credo, adesso andiamo a controllare, ma un bel 14-7 Luca, mannaggia, che lezione del Cassano, mannaggia. Quinta rete, appunto, dicevamo, per bravo Luca. Bene, Pagano. Attacca Trieste che nel frattempo ha recuperato tutti gli effettivi, quindi parità ristabilita in campo. Bravo! Buono il timing di Visentin su Pagano. Ottima scelta di tempo, passivo. Pagano, Rovatin, cerca l'uno contro uno, prova penetrazione, ma buono lo spostamento difensivo di Nikolacevic, che è andato a mettersi davanti al giocatore avversario commettendo fallo, passivo. Ma nulla di grave, sempre passivo. Tiro deviato, ma con un colpo di reni riesce Monciardini. Glielo frega Branca, gli ha ciulato la palla Branca dalla spazzatura e va a segnare. Suo grande sesto gol, grande Branca. Tiro deviato che però Monciardini con un colpo di reni è riuscito a togliere dalla porta. La palla stava uscendo, la stava per recuperare Dapira, ma Branca gli è riuscita a soffiargliela e lanciare sulla fascia destra. C'era Dapira che ha detto: difendo lo spazio, non entra nessuno qua. Branca, con la manina è andata e ha scaricato per la seconda fase, che poi si è conclusa con il gol di Bogio del Cassano. 15-7, grande, diciamo, capacità del Cassano di interpretare la partita, capire quando è il momento di fare un certo tipo di difesa e che tipo di... Chiaro che quando dici rubo la palla va sempre bene, non è che sia una gran tattica, però va bene perché quello ti permette di non prendere un attacco e magari fare un contropiede, come è successo. Ultimi 20 secondi di gioco. Trieste non ha scelta, vedete, tutti i giocatori curati da difensori del Cassano, anche due, se il doppio pivot non è stato visto. Qui c'è un intervento in ritardo questa volta di Visentin, quindi già si stava andando in panchina da solo, si è reso conto di essere fortemente in ritardo, è andato a prendere però due secondi alla fine, magari non prendiamo gol. Ovviamente questi due minuti si ripercuoteranno sul secondo tempo. Esatto, saranno un fardello per il secondo tempo. Ora attenzione, perché comunque due secondi, quindi possibilità di fare un passaggio al salto al tiro c'è. Vediamo quale sarà la soluzione. Palla per Pagano che prova un tiro in sottomano. Palla passa la difesa, ma non trova lo specchio della porta, si perde sul fondo. 15-7. Buon primo tempo dei nostri ragazzi, concentrati e determinati, che hanno scavato un bel solco, perché insomma un distacco di 8 reti non è di sicurezza, però insomma adesso il Trieste dovrà
inventarsi qualcosa di diverso per recuperare il gap. Assolutamente, della bene. Serie ti porta chi che mi porti qua. Con il punteggio di 15-7 mandiamo le squadre nello spogliatoio anche sì. Per noi. Breve pausa. Yeah.
Eccoci qua, bentornati alla Palattacca. Sta per iniziare il secondo tempo di Cassano Magnago Trieste, valevole per la sesta giornata della Serie A Beretta. Primo tempo nettamente a favore del Cassano Magnago, che è andata a riposo sul 15-7, ma ora ricomincia tutta un'altra storia. Vediamo cosa si inventerà il Trieste per ribaltare i soldi del match. Abbiamo ancora due minuti in in eredità del primo tempo. Non ci ha segnato sul tabellone, ma siamo in inferiorità numerica. Vediamo se la sfrutta il Trieste, sì, scarico per l'ala destra da manuale, quindi con numero 77 è andato in Vratkovic. Rete Vratkovic Adam, andiamo anche a segnare ormai subito. Ormai si tira solo dall'angolo morto. Comunque Cassano sta difendendo bene, quindi costringe tiri non semplici, però Vratkovic ha dimostrato di avere la manina calda in questo avvio di ripresa. Qualche errore per lui dalla destra nel primo tempo, anche qualche passaggio non perfezionato al meglio dai suoi compagni, però ora invece ha messo la palla di precisione tra Monciardini al primo palo. Non so se ho visto un mitico bassanese, ho visto un bassanese. Andiamo intanto Mazza a cercare spazi, sì esatto, eccolo qui, Stefano Bassanese all'ala sinistra. Torio pivot, Mazza sinistro, Sasha, siamo già in passivo. No, sì. Sì, sì, bacio alzato per gli arbitri. Nikočević, finta! Gol! No. Cercato in 9 metri, attenzione, asciughiamo per terra. Anche qui avremo 40 minuti di tempo. Eh sì, il primo tempo è durato un'infinità. Ci sono state anche 5 esclusioni per il Cassano e 3 per il Trieste. Quindi anche sospensioni del tempo per 2 minuti per soccorrere i giocatori leggermente infortunati, asciugare il campo, quindi il primo tempo è durato veramente veramente tanto. Vediamo adesso, e poi ci sono queste interruzioni qua che non si capisce tanto cosa vogliono dire. Ancora passivo, 1.32. Eh sì, prende gioco, ma siamo 15, in settore passivo, non so quanti passaggi possono rimanere, vediamo se no si vanno al tiro in maniera accelerata. Prova Mazza, ma viene ancora fermato, quindi credo che siano finiti i passaggi, quindi ne rimarrà uno solo aggiuntivo. E infatti deve tirare Nikočević, ma si oppone il subentrato Zoppetti. Zoppetti. Parata non difficilissima, ma di posizione, e era al posto giusto, momento giusto. Palla da Piran. È grande, mettiamo. E invece qua c'è tempo. Il paratone di Luca. Con la sua zampetta sinistra. Ecco. Si è perso il treno e il Trieste. Nel frattempo recuperiamo la parità numerica, quindi dentro Visentin. Quindi abbiamo passato i due minuti più critici con Trieste che ha realizzato una sola rete dall'ala destra. Doppio pivot Trieste, cambio di direzione, scarico. Provati, riparte, non ha spazio, riparte a mezzo Aldini, se l'è persa, va a realizzare. Se l'è perso Dorio, ho avuto pure per i due minuti, Luca. Eh sì, ha rischiato grosso, ha chiuso un occhio l'arbitro perché Aldini aveva... Ho avuto paura sul cambio di direzione su Dorio, si vede che l'ha lasciato al momento opportuno. Vedo, cosa c'è? C'è qualcosa da dire Dario all'arbitro? Non lo so, ha detto, si rivolge verso Visentini, cioè di là, si è detto di là c'è l'ala, va bene. 15-9, diciamo che 2-0, oh, là, un Dorio, eccolo qua, l'abbiamo chiamato, Ruzzi. Fallo in attacco per Mattia Dorio. Ho visto cadere un birillo, Luca. Era nervoso Dorio, ha sfogato in maniera eccessiva. È andato dall'arbitro a dire qualcosa di là e poi ho visto il birillo della Trieste. Sì, probabilmente c'era qualche provocazione del giocatore del Trieste. Dorio ha prima cercato di avvisare l'arbitro, poi non ha avuto soddisfazione dalla coppia arbitrale, ha deciso di andare per le vie spicce, quindi spinto a terra Vratkovic. Però attenzione perché Cassano perde ovviamente possesso palla per questo fallo, ecco, in attacco fischiato ad Orio, e soprattutto va a giocare due minuti ancora in inferiorità numerica, quindi non un bel segnale. No. Ci sono ancora 6 reti di vantaggio, però siamo appena al terzo minuto della ripresa, quindi 27 minuti da giocare e non possiamo permetterci il lusso di nervosirci, anche perché anche per Dorio si tratta della seconda esclusione temporanea.
Abbiamo Mazza e Dorio al pari di Mazza, inizia a diventare una situazione falli un po' pesante, perché Mazza può anche sentare di sostituirlo in cambio attacco e difesa, ma il ruolo di Dorio centro dietro diventa difficile trovare un difensore altrettanto valido. Sì, era andato in area a Kabir, non poteva più intervenire. Infatti la difesa in questo secondo tempo si sta un po' disunendo. 15-10, 3-0 per il Trieste. Luca. Attenzione. Bisogna adesso, vabbè, ovviamente stringere adesso i denti, far passare questa inferiorità numerica, quindi ancora un minuto e mezzo, però temo che Colez debba chiamare un time out in tempi abbastanza stretti. Adesso perché c'è marcatura su Mazza. Se si era parlato qualcosa negli spogliatoi, non sta funzionando al meglio in questo avvio di ripresa, quindi trovare nuove soluzioni, nuove indicazioni. Ancora attacco di inferiorità numerica. Sì, è facile che sia 2 minuti. L'arbitro fa segno di continuare, si può giocare. Nikocevic cerca l'uno contro uno e ancora grande, una bella parata di Zoppetti, ma la palla va in fallo laterale, quindi rimane in attacco il Cassano. E asciughiamo per terra. Time out 4-13, Luca, cioè Davidino. Sei veramente un mito, sei troppo avanti. Ancora gioco spezzettato, con questo tempo ritmi un po' più blandi. Però intanto un bel 3-0 per il Trieste. C'è il time out segnato il Cassano nel primo tempo, ma non credo che l'abbia giocato. Sì, sì, sì. No, no, non l'ha chiamato. L'hanno segnato perché ovviamente non avendolo chiamato non è più utilizzabile. Per definizione. Viene segnato come consumato. Ovviamente ricordiamo sono 3 time out totali nell'arco dei 60 minuti, ma solo 2 per tempo utilizzabili e solo eventualmente 1 negli ultimi 5 minuti di gara, anche se ne è avanzati ancora 2. Questa è la rule del time out in vigore ormai. Eccolo qua, 4-5 anni. Bravo. Ancora una volta fermato, semplice 9 metri. Non puliscono per terra. Potrebbe prendere gioco con Kabir, passivo. Passivo. Nikocevic, scarico per Milanovic, palla a Kabir e va a realizzare. Azione caparbia del Cassano, anche sotto fallo ma ancora sotto passivo. E butta via la palla. E poi palla sprecata dal Trieste nel tentativo di rimessa veloce. Aveva effettivamente un bel campo davanti perché il difensore Cassano era un po' in ritardo, però è andato largo invece che puntare nello spazio. Mazza scarica, paratona. Visentin si fa neutralizzare il tiro, poi sto Zoppetti, Luca. Sì, sì, sicuramente ottimo l'impatto del nuovo entrato, anzi già nella finale del primo tempo, gli ultimi 10 minuti ha sostituito. Per fortuna non ha dato nessun 2 minuti, Luca. Sì, diciamo quasi fortuna che ha convalidato il gol, perché ci poteva essere una sanzione. Poi sulle proteste, attenzione, della panchina, credo che ci sia un giallo alla panchina, perché qua chiedevano il 2 minuti oltre alla convalida del gol su da Piran. E quindi c'è, credo, giallo alla panchina, sì, giallo. Del Trieste. All'allenatore. Direi 16-10 o 16-11, Davidino. 16-11, il gol da Piran è stato convalidato. 5-44 va bene. Cassano in attacco. Sasha, abbiamo un super branca. Attenzione. Mazza a sinistra, un bel Dorio pivot che va lì. E Mazza andrà lì. Mazza va lì. Milanovic, intanto c'è marcato uomo Nikocevic, Mazza uno contro uno, bravo. Viene fermato, siamo ancora sotto passivo. Si avvicina Nikocevic a punto di battuta, deve essere lasciato libero dall'avversario. Mazza si allarga, ancora una spinta, si lamenta che è stato spinto quando era già in elevazione. L'arbitro fa segno che si può riprendere il gioco. Voglio, va da Nikocevic, adesso lì sarà. Azioni un po' confuse, non trova spazio il Cassano, credo siano finiti i passaggi. Deve tirare,
Zuppetti para, quindi riparte l'azione. Rigore. E Visentin va a guadagnarsi un bel tiro dei 7 metri. Difesa di Trieste che si è fatto trovare un po' sbilanciato, perché su tiro di improvviso di Milanovic, parati di Zuppetti, quindi annullato il passivo, respinta di Visentin, che è andato credo proprio a cercare i 7 metri, perché è andato a cercare un tiro da una posizione stranissima, semplicemente a cercare un fallo che poi si è protratto dentro l'area, quindi tiro dai 7 metri. Si è detto che poteva nascere un 7 metri o un 2 minuti per... Bravo Jack, perché sì, Jack, la palla precedente, sempre una respinta, si era fatto invogliare al tiro, poi ben neutralizzato da Stoppetti, questa volta ha giocato da stuzza, ha giocato il cervello. Mazza contro Zuppetti, finta, Panion, 17-11. Ancora una palla recuperata dal Cassano. Trieste sta tornando a buttare palloni come all'inizio del match. Stesso copione. Peccato per i Giuliani, perché il Cassano non è entrato convinto nel secondo tempo, così come ha fatto all'inizio del match. Però il Trieste ancora una volta ha sprecato, buttato via tre passaggi consecutivi, permettendo a Cassano di superare un momento difficile con una doppia esclusione quasi consecutiva, ed ora in parità numerica un parziale di nuovamente 3-0 per riportarsi avanti sul più 7 e poter respirare, non dico gestire vantaggio, perché ha chiamato time out Trieste. Eh sì, questi due palloni consecutivi persi uno dietro l'altro in maniera gratuita hanno convinto Radojkovic a chiamare il suo secondo time out, quando siamo al settimo minuto della ripresa, 23 al termine, ma sempre 7 reti da recuperare per Cassano. Stesso bottino con cui si è andato al riposo, poi Trieste ha fatto un parziale 3-0 avvicinandosi a meno 4, sfruttando la doppia superiorità numerica consecutiva, quindi ha giocato praticamente 4 minuti con l'uomo in più. Cassano ha stretti i denti, ha sprecato a sua volta qualche pallone, ma è riuscito a tenere la nave in rotta, ed ora doppio errore in attacco del Trieste, col Cassano che si è riportato nuovamente a più 7 e panchina Giuliana costretta al time out. Ponte riprendere il gioco. Non so se è entrato un decio, no, non l'ho visto. Sì, probabilmente c'è sempre qualche turnover, attacco e difesa. Rivediamo Dorio schierato a centro difesa, mi ha detto, nonostante la doppia sanzione di 2 minuti che è già sul tabellino, non si può rinunciare al suo apporto come centro dietro. E rischia un po' Colez, perché ovviamente dovesse incampare nel terzo 2 minuti e dovrebbe rinunciarci per tutto il resto del match, e dovrebbe sì a quel punto inventarsi un qualcuno che possa giocare in mezzo alla difesa. Speriamo che Dorio riesca a ritrovare la calma, perché il fallo precedente è stato proprio di reazione a una provocazione dell'avversario. Bello questo scarico per Dapiran, che si trovava nell'insolita posizione di pivot, però inferiorità numerica, ha funzionato l'azione. Minuti della ripresa. 18 Cassano, 12 Trieste, attacco Cassano, marcatura uomo su Dojo. Sì, Trieste che ha giocato quasi tutto il secondo tempo in 5-1, inizialmente si pensava solo per l'esclusione in 2 minuti, però anche ora ranghi completi, viene confermata, intanto falli un attacco per Dorio, attenzione Dorio, non farti provocare. Attacco del Trieste con Rovatin. Oh! 2 minuti. Due minuti a Visentin, perché era in ritardo e ha toccato Rovatin. Poi palla scaricata a Vatkovic. Sì, l'azione è stata continuata, quindi Vatkovic ha perso palla completamente da solo. E però giustamente viene punito l'intervento precedente di Jack. Due esclusioni consecutive anche per Visentin, anche lui con 2 volte 2 minuti. Credo che non possa rischiarlo oltre. Sì, ma il Cassano in questo modo ha ripreso adesso a mente anche un giocatore di movimento per avere la parità numerica senza portiere. Cassano che ha già 7 esclusioni temporanee. Sì.
è riuscito, sì, a distribuirlo. Perché... abbiamo visto che ha pagato poco, l'abbiamo detto nel primo tempo, quindi ci sta. Questo è... era un 2 minuti per il difensore del Trieste, questo qua. Perché Mazza era già... vabbè che aveva fischiato subito l'arbitro, quindi è sulla, sì, sul proseguo dell'azione, esatto, sul abbivio. Va a liberare il pivot. Adesso qua Mazza è... sì, adesso si è Mazza sta andando un po' a cercare, sì, cerca di... sì, ma è caduto lui prima... Allora, diciamo che essendo fetta numerica, l'obiettivo principale è prendere 9 metri e far scorrere il cronometro, tanto 6 più 6, però dice, se ne fa tempo riesco anche a, a causare un 2 minuti di stabilire la parità, non è male, però diciamo è un premio aggiuntivo. Tu in più, certo. L'obiettivo principale è far correre il cronometro. Cassano che comunque dicevamo 7 esclusioni, quindi ha giocato solo una volta quasi contemporanea, sono un po' cavalate, quindi diciamo 12-13 minuti in inferiorità numerica su 38, sì, e nonostante questo essere sopra di sé, comunque vuol dire che la concentrazione è stata alta, la questo gli va riconosciuto. Ha visto che non ha, pagato Dazio quando c'è stato. Passi. Passi di Milano, sì, cercava un incrocio che però è arrivato in ritardo, era contropiede. Wow! Ingenuità del Cassano, perché il Cassano stava giocando con l'extra player, nessun giocatore è uscito dal ricambio, sono preoccupati, Toretto è in difesa, nessuno ha dato il cambio a portiere. Rimessa laterale per il Trieste, Bakovic. Tira sul palo. Tiro a porta vuota, ha preso il palo. Io ti devo dire la verità. Non era sempre, che era un po' angolato. Sì, non, io però... appunto, io 2 metri a sinistra ne avrei guadagnati e avrei appoggiato. O quantomeno, al limite mi faceva ritirare. O quantomeno aveva cercato un compagno nella parte centrale, esatto, che a quel punto bastava appoggiare la palla in porta con un mezzo pallonetto. Aveva poco angolo, ma aveva un bel 3 metri dalla linea di fondo. Ma soprattutto aveva tutto il tempo del mondo per tirare. Sì. E va a realizzare Banca! Non sono andati a tirare i giocatori del Trieste col portiere fuori. E va a segnare. Questa volta Bakovic si fa perdonare, va a realizzare la 13ª rete per la sua squadra. È andato su Mazza, è stato Mazza che gli ha fatto il fallo. Partita che in questo secondo tempo ha perso un po' di brillantezza e di bellezza. Fasi un po' concitate, il Trieste deve affettare i tempi per recuperare lo svantaggio. Cassano ha perso un po' di lucidità rispetto al primo tempo, però riesce ancora a mantenersi vivo. E ora con Mazza si manda un segnale importante. Bel gol da fuori, non è stato difeso. E quindi indisturbato dai 7 metri ha scagliato un pallone che il buon Zoppetti non ha potuto neutralizzare. 20 Cassano, 17 Cassano che torna più 7, sta riuscendo a gestire questo vantaggio, non riesce più a incrementarlo come primo tempo, però riesce a mantenere il Trieste a debita distanza. Trieste che le sta provando tutte. Attenzione Pagano, ha perso la palla, ancora una palla recuperata, pressione del contropiede per Branca che si fa neutralizzare questa volta il tiro da Zoppetti, però ma la palla finisce in palo laterale, quindi rimane attacco Zoppetti. Branca chiede scuse ai compagni perché sembrava un'occasione ghiotta, gli do una bella crocetta, però Zoppetti. Mettiamo anche i meriti a Zoppetti che da quando è entrato si sta guadagnando la pagnotta, ha avuto fiducia al 20° del primo tempo dal suo coach e la sta ripagando ampiamente. Che belle parate di Zoppetti. Federico Mazza, uno contro uno, peccato, è riuscito a liberarsi, però poi probabilmente ha commesso anche un'azione di passi, quindi non poteva dare vantaggio l'arbitro, ed ora viene preso in marcatura uomo. Nikocevic si libera sui 6 metri, sfondo. Ancora... fa 9 metri, 9 metri prima della partenza. Sì, esatto, ha dato fallo su Bogio. Sì, c'era un vantaggio, però poi Bogio nel sfruttare il vantaggio ha commesso il falso di passi, quindi si torna indietro, si ferma tutto e si riprende con 9 metri. Meno male, perché Zoppetti aveva parato anche questo, però poi probabilmente Bogio al momento del tiro era anche sbilanciato, quindi un mix tra infrazione di passi e fallo di sbilanciamento. L'arbitro ha optato per un 9 metri in favore della squadra Amaranto. Vediamo che Bassanese effettivamente invece come asciugatore di campo non è male. 20 Cassano, possesso palla, 13 Trieste difesa.
marcatura, direi 5-1 profonda su Massa. Adesso vediamo. Sì, dicevamo, secondo tempo non bello come il primo, le due squadre stanno un po' andando a strappi, stanno cercando di, nel limite del possibile, passate nei termini, amministrare il vantaggio. Il Trieste cerca di stringere i tempi per invece accorciare le distanze. Grande, buono lo scambio, Massa, grande Massa, cavolo, è andato a prendere la palla, ha scaricato su Bassanese con un bellissimo dai e vai. Buona la combinazione 3-2 con primo passaggio in scalata di Bassanese per Mazza. Mazza uno contro uno, disorientato la difesa, riscaricato a Bassanese. A quel punto tutto solo davanti a Zoppetti, che ancora una volta l'aveva toccata, ma riesce a superarlo. Palla in fondo al sacco. 20-13. Rigore 2 minuti sarà, Chi? Sì, non ho capito se... Rigore 2 minuti. Allora, 2 minuti è di Dorio, che purtroppo è il suo terzo 2 minuti, quindi sicuramente Dorio... No, allora ha dato il gol e 2 minuti. Il gol è stato convalidato, sì, quindi non è rigore 2 minuti, ma gol è 2 minuti. Ha fatto segno che, nonostante il secondo tentativo di Monciardini, la palla aveva superato in di porta e poi... va a punire anche l'aggressività di Dorio, che deve lasciare anzitempo il terreno di gioco per... Ma c'è... Ah no, boh, c'è preso l'asciugamano. Dorio, quindi l'ha già abbandonato il campo, non l'ho visto. Non è segnato 2 minuti. Sul tabellone non è segnato 2 minuti, Luca. Dorio non lo vedo in panchina, quindi Dorio è andato. E il gol gol è stato realizzato, però me lo son perso. Non mi ricordo neanch'io che era uno dalla sinistra, ma non ti so dire. Mannaggia. Quindi, ma ancora 20-13, 21-14. No, c'è un problema con la telecamera, no, abbiamo perso il... Ma è 21-14 il punteggio allora. C'è qualcosa che non va. Vediamo, no, vediamo il campo cosa dice. Ha chiamato timeout. Timeout Cassano questa Cassano. Volta. Quindi abbiamo perso un attimo il collegamento internet con la telecamera, ora stiamo cercando di ripristinare. Approfittiamo del timeout per resettare il tutto, vediamo se ci torna. Abbiamo Dorio fuori per 2 minuti. Accendi questa, accendi quella sopra. Passa quella sopra se non si accende. Quindi abbiamo però 21-14 confermato, Luca? Sì, sì, il risultato è giusto. Adesso stiamo tentando di ricollegarci con la telecamera. Ho capito. A me sembrava che ci fossero 7 gol sull'azione del Trieste, che il Trieste abbia segnato. Eccoci con le immagini, finito. Boh, abbiamo ristabilito 0-0, il collegamento, ora andiamo ripartiamo. Luca. Ripartiamo dal capo, no? Dai, una volta che siamo in vantaggio, no, poverini. Assolutamente no. 21, ovviamente, Cassano di 14. Problema tecnico, ma stiamo cercando di risolverlo al volo. Pian pianino risolviamo ogni cosa. Intanto il Cassano è in attacco con punteggio 21. Ecco, Trieste, no, 15 o 14. Hanno segnato 14, 15. Va bene, diciamo 21-14, poi capiremo qualcosa. Sì, sì, anche con l'ultima rete... Era da 13-14 o 14-15? Sì, sì, da 13-14, quindi perfetto. Il risultato è giusto. Va bene. Abbiamo ristabilito anche tutti i collegamenti di tecnici, quindi la sovraimpressione è corretta. 21-14, siamo a 14 minuti al secondo tempo. Tanto palla recuperata da Kabir, palla già persa. Sembrava in possesso di Visintin, pronto a lanciare il contropiede, ma... la riperde Kabir, è stato lesto a recuperarla, poi subisce fallo, quindi si riprenderà con 9 metri. Vi ho detto, secondo tempo non bello come il primo, squadre un po' probabilmente anche stanche, perché il primo tempo sembrano ritmi bassi, ma in realtà le energie le hanno spese. 7 gol al Trieste, la difesa a Casano. Vuol dire che in difesa, perché c'è stata molta densità, vuol dire che comunque si lavora tanto in difesa, si spendono energie, quindi non è tutto semplice come sembra.
Lazzari va in uno contro uno e mezzo giocatori. Cosa ha fatto Alberto Lazzari, nostro Cippo? Grande gol di Alberto. 22-14. Inferiorità numerica del Cassano. Attenzione, palla ad Apiran, risale. Riparte tutto. E Monciardini, grande parata su Aldini, si era liberato bene, ha trovato il barco tra primo e secondo. Posizione un po' angolata, tiro non semplice, ma Monciardini è andato a chiudere le ultime possibilità di conclusione. Maz, c'è anche Cippo. Adesso siamo senza Dorio, giusto? Sì, Dorio ovviamente ha dovuto lasciare il terreno di gioco. Questo è due minuti e gol. Per me è gol e due minuti, perché si è trascinato dietro di sé. Grande gol di Kabir. Va a realizzare. Non c'è 23-14, Luca, più 9 del Cassano. Ulteriore sanzione disciplinare, però l'importante è segnare un gol sul tabellino. E ora va a rispondere Rovatin per il Trieste. Era il più 9 del Cassano, ovviamente, che ha il maggior vantaggio. Deve accorciare i tempi il Trieste. Sasha. Adesso abbiamo il Bassanese, Mazza, Cippo. Ecco Sasha che va, che vuole scaricare. Ma è un po' tirato sulla maglietta. Kabir, Mazza. Vediamo che numerello che fa Mazza. Scaricone. Ah, Bassanese non sfrutta l'opportunity che gli ha dato Sasha, pivot. No, Kabir, Luke, se l'è persa, stavolta se l'è persa. L'aveva presa ma non è riuscito a sollevarla da terra, incredibile. Wow, però Monciardini ci mette non una pezza, ma di più. Ci mette la saracinesca. Grande passaggio no look di Sasha per Kabir, che prende la palla a terra ma nel rialzarsi troppa pece, è rimasta incollata sul terreno. Non ha vinto lo scontro diretto col terreno. Col terreno, esatto. Era in anticipo sul difensore. Ed è rimasto lì fa... e due difensori, ha detto allora la prendo io. Poi contropiede Trieste solo davanti al portiere, ma Monciardini ancora una volta ha risposto presente. Prova Lazzari, penetrazione, viene fermato, 9 metri, intanto marcatura uomo alternativamente su Mazza o su Nikocevic. Difesa del Trieste che è cambiata rispetto al primo tempo. Ora c'è in campo anche Salvati, che ha quasi perso il pallone ma poi l'ha recuperato. Mazza uno contro uno, si gira, prova a scaricare a Bassanese ma viene contratto prima di effettuare il passaggio. Siamo sotto passivo, attenzione. Qualche minuto di riposo per Nikocevic. Gol! E Milanovic, però nel frattempo Lazzari ha ripagato la fiducia con due reti, anche goal. Questa molto molto bella. Che dove è andato a trovare lo spazio? Certo che tu dai, c'è una velocità. Tanto Rovatin e poi Kabir ancora su questa palla volante. Ma l'ha preso Moncia, ha tirato giù la saracinesca. Parata di Moncia e poi Kabir ha recuperato quella palla vagante. Pum! Dicevamo buona questa situazione perché Mister Coles sta facendo riposare un attimo Nikocevic e Milanovic, ma Lazzari e Salvati, ma soprattutto Alberto Lazzari, hanno ripagato con due bei gol. Ovviamente c'è Mazza, marcatura uomo su Mazza, fuori gli altri due, lui l'ha osservato speciale. Perso la palla. Bello tentativo di scarico a Bassanese, ma ha capito tutto Pagano e poi ha toccato anche questa, ma non riesce a tenerla, quindi rete per Rovatin. Ti accorcia le distanze. 24-16, che è il stesso gol del primo tempo. Quindi la seconda frazione il Trieste se l'è giocata in parità. Sì, per ora siamo 15-7, però siamo a parità in questo secondo tempo, quindi 7 pari.
No, scusami, 9 pari. Sì, esatto. Ecco Kabir, rigore, va a guadagnarsi 7 metri. Se da 2 minuti, no. Grande passaggio di Federico Mazza, che infatti va a congratularsi a distanza col compagno, perché ha creato il movimento di Kabir, ha fatto in modo che Mazza potesse fare uno contro uno e scaricargli la palla, e poi solo è stato spinto da dietro, quindi 7 metri che andrà a tirare, vediamo con che esito, sempre Federico Mazza. È entrato il mitico Postonia. Prova a ricambiare portiere Radokovic, però non si fa distrarre Federico, che va a fare un bel 25-16. Davidino. Si è... Dai Davidino! Ok. Allora, 20 del secondo tempo. Non servono il pivot, riparte Trieste, cambia di direzione, ecco solo. Bella l'azione del Trieste, bella. Con Aldini, ancora una volta Monci aveva toccato, 25-17, però costruita molto bene questa azione dal Trieste. 25 Cassano in attacco, 25-17, ultimi 10 minuti di gioco, 17 Trieste in difesa. Non risponde più a telecamera, quindi non riusciamo ad aggiornare il punteggio. Bene, il tempo, quindi... finché non viene fermato, scorre, però poi appena gli arbitri fermeranno il tempo, anche quello andrà fuori fase. Sì, ma infatti siamo 21 e in realtà è 20-51. Cassano attacca, grande Mazza. Salvati, uno contro uno. Fallo prima dello sfondamento. Va a guadagnarsi 9 metri. Siamo 21-21. Punteggio 25 Cassano, 17 Trieste. Cassano che attacca, Lazzari, Mazza, Salvati, passivo. Lazzari, grande! Grande! Ancora 7 metri. Grande! Cambio di direzione, mismatch fisico, e va a prendere il fallo del rigore. Grande Lazzari col suo cambio di direzione sinistra. Rapidissimo. Vediamo un super Mazza. Finta, presa stavolta. Questa volta è rimasto, sì, esatto, in questo caso è rimasto Zoppetti. E l'ha parato. L'ha neutralizzato, tiro dei 7 metri di Federico Mazza. Ma quanti gol ha fatto Mazza? 6, 7, 8. Te lo dico subito, andiamo a guardare il tabellone. Per ora siamo a 7. Paratona di Moncia. Il contropiede per Kabir. Che va a realizzare. Sì, ma Moncia ha fatto 5 paratonissime nel secondo tempo, Luca. Eh sì, diciamo che nel primo tempo è stato molto aiutato dalla difesa. In questa seconda fase di gioco la difesa sta lasciando qualche varco in più, vuoi per la stanchezza, vuoi perché il Trieste accorcia i tempi, e più di una volta il buon Luca ci ha messo un pezzone di quelli enormi. 26-17 punteggio, Cassano che allunga ancora più 9, massimo vantaggio del match, soprattutto quando mancano 8 minuti, e anzi anche scarsi perché siamo a 22-06. Sì, quasi meno di 8 minuti. Non guardate il tempo e sovra in pressione perché la telecamera non risponde anche più agli input. 26-17. 26-17 Trieste in attacco. 17 con Cassano, 26 in difesa. Ecco, attenzione, brava. Dentro anche la Bruno a giocare in difesa, probabilmente al posto di Dorio, può aiutare la sua altezza. Sì. Ed ora per vie centrali Aldini va a realizzare, che siamo 26-18 più 8 Cassano, 22-33, quindi 7 minuti e meno di 30 secondi alla fine della partita. Lazzari che giocherà a sinistra, vediamo, entra un bel Mazza. Mazza sinistra, Lazzari centrale. E quindi vediamo col Cassano 26. Kabir scarica. Va Mazza, cambio di direzione. Tira e segna. Segna anche da terzino Mazza. Oh, non mi ricordo più quanti gol che mi hai detto che ha fatto Mazza. Questo è l'ottavo. Attenzione, pallonetto di Vatkovic. Quindi 1-2, Mazza e Bratkovic. Yes, e siamo 27-19. Tutti i gol che non sono stati fatti il primo tempo vengono fatti. Eh sì, le difese sono un po' saltate in questa seconda fase, come era
ovvio per maggiore stanchezza, quindi anche le, i lavori di gruppo, di squadra, i movimenti, sì, coordinati, certo, tra i giocatori vengono meno, e quindi è un po' più semplice andare al tiro nonostante la stanchezza stessa dei giocatori in attacco. Sono un po' saltati gli schemi difensivi, sono a sfondo risalvati. Attacca tanti, Trieste. Tanti giovani. La Bruna deve difendere su Rovatin. Non riesce a schervire il pivot. Era già andato via Super Branca. 6 minuti al termine, 27-19. Doppio pivot al Trieste. Palo questa volta salvato a difesa del Cassano. Cassano che ha sempre 8 reti di vantaggio. Sì. Attenzione. Viene fermato out. Il tempo. No. Non credo sia time out, ma time sempre out, per asciugare il terreno di gioco. Yes. Quindi siamo punteggio 27 Cassano, 19 Trieste, cioè si è mantenuto lo stesso gap del primo tempo, che era 15-7, quindi sono 12 pari il secondo tempo. Sì, sì, molte più reti, beh, insomma neanche tanto, perché 6 minuti abbiamo fatto 12 posto di 15, quindi ma siamo in linea. Ne ha fatti più Trieste. Il Trieste sicuramente di più, il Cassano è riuscito a mantenere la stessa percentuale realizzativa, ha subito qualche gol in più, la difesa è un po' venuta meno. In qualche occasione ci ha messo una pezza Monciardini con, no, vediamo quante croci hai, 5 croci nel secondo tempo, crocione. Sicuramente 5 parate importanti che hanno permesso al Cassano, sì, nonostante non stia difendendo come primo tempo, di mantenere le 8 reti di vantaggio. Yes. Vediamo 27-19. È entrato un altro giovincello del Cassano. La Bruna, sì, è entrato anche già prima in difesa, ora viene confermato anche in attacco per far riposare Federico Mazza. Cassano che sta giocando con praticamente un under 20. Bassanese dall'ala, non hanno capito ancora. Buona circolazione di palla del Cassano, che manda il tiro a sua ala. I difensori del Trieste non hanno ancora capito Lazzari quando fa lo spostamento col braccio sinistro che ruota alla sua sinistra, non hanno ancora capito che è in quel momento che va preso, se no dopo non lo prendi più. 28 Cassano, 19 Trieste, che non riesce ad attaccare. Tenta, sì, di sorprendere tutti con la 33, anche lui è appena entrato. Luca Sandrin, tiro incrociato, aveva sorpreso Monciardini, sì, perché non è stato reattivo, porta. Ma la palla è passata di poco a fior di palo, quindi occasione sfumata. Eh sì, Luca. Pizzico di sfortuna per Sandrin, perché 28 Cassano, 19 Trieste. Era buona la conclusione. Del più 10 del Cassano. Non potente, ha cercato la precisione, gli è mancato qualche centimetro. Cassano che attacca con la Bruna, passivo. Lazzari prova ancora a incugnarsi difesa avversaria, viene fermato in maniera fallosa, 9 metri. 3 e mezzo al termine. Passivo. 26-30, sempre 28-19 punteggio. Sì, possibilità più 10 del Cassano. Tiro di la Bruna deviato. Tiro deviato, quindi sarà rimessa dall'angolo, passivo, ma rimane sempre sotto passivo. Sì, il passivo viene annullato solo da parate portiere o da sanzioni disciplinari come cartoni gialli, 2 minuti e via dicendo. Quindi non ha più molti passaggi, infatti esaurito il primo passaggio per battere, poi doveva tirare Lazzari da dove non si sa, non poteva, però poteva solo tirare, non più passare la palla. Ricordiamo, sono 6 passaggi, poi in caso di 9 metri a passaggi esauriti c'è un solo passaggio aggiuntivo, quindi chi batte 9 metri deve passare la palla a un giocatore che poi come unica opzione ha alzarsi e tirare. Tanto d'altra parte già 9 metri per il Trieste con un'ottima difesa. 28 Cassano, 19 Trieste, punteggio, vi aggiorniamo, 28-19, 27-10, cronometro che è fermo per asciugare il terreno di gioco. Quindi mancano meno di 3 minuti alla fine, il Cassano in vantaggio di 9 e possesso palla del Trieste. Riparte Trieste,
ormai la partita è segnata, perché ovviamente 9 gol non si recuperano più in meno di 3 minuti. Attacca Sandrin, sfondamento però. Mette la palla in gioco Cassano con tutta calma. Dentro anche Baggion, quindi spazio per tutti gli uomini della panchina in questi ultimi minuti. Credo ci sia anche Albanini tra i pali, quindi partita ormai in archivio, si aspetta solo il punteggio finale. Cassano 28, Trieste 19, Trieste che veniva da un'ottima prestazione contro Brixen, vittoria abbondante, 9 reti, però oggi Cassano doveva riabilitarsi invece dal brutto passo falso, non tanto per la sconfitta ma per il modo in cui era avvenuta. Collez aveva chiesto una prova di concentrazione e di sacrificio e i suoi ragazzi hanno messo in pratica questo e hanno guadagnato un meritato vantaggio che sta per trasformarsi in una bella vittoria. Però sicuramente la svolta che chiedeva Davide proprio nelle interviste di ieri c'è stata e i suoi ragazzi hanno risposto al netto della vittoria, che comunque due punti in classifica fanno sempre comodo, poteva anche vincere di uno giocando male, andava bene lo stesso, sì. Però se questa vittoria è accompagnata da una buona prestazione, quantomeno sicuramente per i primi 30 minuti, poi nella ripresa non che come sia giocato male, ma si è reagito bene a una sofferenza che sta avendo fuori, quindi è comunque un buon segnale anche questo, riuscire a gestire anche i momenti negativi del match senza tracollare, è comunque un segnale importante per il mister. Quindi manca un minuto e 40 alla fine, 28 Cassano, 19 Trieste. Trieste che invece non è mai stato in partita, perché Cassano è partito a sprombattuto, ha tolto ogni tranquillità a Trieste, che ha dovuto inseguire fin dal primo istante, poi alla fine non è riuscito a mantenersi a contatto ravvicinato, andato a spazio per cercare di ridurre il gap, ma come detto il Cassano ha reagito, quindi ha impedito a Trieste di riaprire il match. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco. C'è gloria anche per Albanini, perché è andato a neutralizzare un bel tiro di Pagano. Gloria anche per lui, che viene festeggiato dalla panchina. 28 Cassano, 19 Trieste, un minuto alla fine, meno 50 secondi. Direi che Cassano ha messo in cascina la partita nel primo tempo con una grande difesa e il Trieste ha contribuito a dargli quel più 8 con degli errori in attacco grossolani, 4 ce li ricordiamo tutti, ma dovuti anche al fatto dell'intensità della difesa del Cassano. Sempre presenti, tanta gente sul dove era il punto della palla, poi grande partita di Mazza ovviamente. Ecco che va. Aveva toccato Banini, ma è riuscito a fermare il tiro, quindi poi diciamo che nel secondo tempo il rientro, la possibilità 3-0 del Trieste, possibilità di rientrata è stata vanificata da super paratone di Morciardini, che ha messo in frigo la partita. Ci vuole anche questo, infatti. Luca diceva primo tempo non è ancora entrato in gioco, ecco qua, 3 secondi alla fine, finisce così. Bene, sul punteggio di 28-20 mandiamo in archivio questa bella prestazione del Cassano, che era chiamato a riguadagnarsi la fiducia del proprio allenatore, del proprio pubblico, ma soprattutto la fiducia in se stessi dopo la brutta prestazione di Carpi. Il messaggio è arrivato forte e chiaro, Cassano vince meritatamente con una prestazione maiuscola, soprattutto al primo tempo, battuto Trieste 28-20. Noi ci salutiamo e vi diamo appuntamento fra una mezz'oretta circa, perché su questo stesso treno di gioco scenderanno in campo le ragazze del Cassano contro il Ferrara per la Serie A. Ringraziamo ovviamente Luca Basile, Cassio Petti qua in voce con me, alla telecamera Davide Bianchi, anzi no, ai tastini Davide Bianchi, alla telecamera Davide Milan, e ci salutiamo con il consueto buona pallamano a tutti. Ciao!